Fratelli carissimi, due parole per entrare in questa veglia pasquale che attendiamo da tanto tempo. Forse sarebbe meglio dire che è questa veglia che ci attende da sempre per abbracciarci e farci passare dalla morte alla vita insieme al nostro Signore Gesù Cristo. Lui ha un radar così potente nei suoi occhi, c'è un radar così potente e preciso da riuscire ad intercettare il luogo preciso nel quale tu ed io oggi ci troviamo. Un radar che sa oltrepassare l'ipocrisia, che sa oltrepassare i nostri gesti, sa oltrepassare anche tutte quelle cose che noi facciamo, forse un po' confusi, che abbiamo fatto forse in questa quaresima, un po' confusi, mettendo alla fine sempre al centro noi stessi. Anche nella quaresima, noi abbiamo fatto cose, probabilmente abbiamo digiunato, abbiamo pregato, abbiamo fatto anche elemosine, cose bellissime e stupende, ma in fondo un po' come dei collaboratori di Gesù nella sua Pasqua, nel suo passaggio dalla morte alla resurrezione. Pensiamo forse di poterlo aiutare a farci risorgere. E non è così, fratelli carissimi, perché la Pasqua è un evento totalmente gratuito. La Pasqua è il fondamento del cristianesimo, è la base, è la fonte della vita cristiana ed è un atto libero, gratuito del Padre che ha risuscitato il suo Figlio Gesù Cristo e risuscita oggi te e me. Che significa risuscitare? Tornare alla vita, dalla morte, fratello mio. Tu sei morto? Tu senti, stai sperimentando dentro di te la morte? Perché si tratta di questo, un morto che risuscita, un morto che torna alla vita, no uno un po' malato che guarisce, no, è molto di più ancora di un cieco che recupera la vista, è ancora di più di uno, di uno storpio che comincia a camminare, di un paralitico che si alza dal suo letto. È un morto che torna alla vita. Tu, l'esito del cammino quaresimale, l'esito del catecumenato della Chiesa primitiva con cui si preparavano i catecumeni a ricevere il battesimo, era dare morte all'uomo vecchio, cioè entrare nell'acqua del battesimo. L'esito della quaresima è scoprire questo, che tu sei morto. Il digiuno, essenzialmente il digiuno quaresimale è per scoprire, primo, che non ce la fai a digiunare, che c'hai fame, che non resisti, che se non mangi muori. L'elemosina, lo stesso, che sei attaccato ai soldi in prima battuta e in seconda battuta, una volta che hai fatto l'elemosina, che sei preoccupato, che non puoi vivere senza soldi, che muori senza soldi. La preghiera, lo stesso. Da una parte vedere che ti metti lì a pregare e dopo 3 minuti, forse 2, forse 5, cominci a distrarti. E in seconda battuta scoprire che se non hai un dialogo con la parola che dà la vita, se non ascolti nella preghiera la parola che dà la vita, se sei tu a pregare, se sei tu il centro della preghiera, muori senza respiro, muori senza aria, muori senza soffocato. Dunque oggi noi arriviamo alle soglie di questa veglia pasquale incontrando la nostra vita morta, incontrandoci morti accanto a Cristo nel sepolcro, il sabato santo, nel senso più profondo. Tu sei morto, te lo ripeto, tu sei morto, io te lo dico, tu sei morto, io sono morto, c'è qualcosa di me che è morto, altrimenti non avrebbe senso e ragione questa Pasqua, fratello mio. Tu sei morto, c'è qualcosa dentro di te che già puzza, c'è qualcosa dentro di te che sta per corrompersi, o forse già corrotto. Guarda bene una relazione, forse il modo con cui vai al lavoro, forse il modo in cui stai educando tuo figlio, in cui ti stai relazionando con tua figlia, forse una situazione inestricabile, ineluttabile, una situazione morta, una tomba. Noi siamo dentro una tomba. Prima esperienza della risurrezione, prima esperienza della Pasqua, laddove c'era un cuore incapace di seguire il tuo desiderio di amare, un tuo desiderio di donarti, che è stato dato da Dio.
nel quale siamo stati creati. Questo cuore infettato, questo cuore malato a causa del peccato, a causa della menzogna del demonio che abbiamo accettato liberamente in quel cuore e che lo ha ammalato, che lo ha avvelenato, Cristo ti dà il suo cuore, un cuore nuovo, una sensazione che soltanto chi ha avuto un trapianto può descrivere e forse neanche ci riesce perché è un'esperienza sua, personale, è lì dentro, è lì dentro. Lì dove c'era quel dove lei custodiva quel segreto angosciante nel fondo, anche se vissuto con fede, ma era un'angoscia, non una spada di Damocle, non so, una precarietà più totale. Bene, lì è apparso una cosa nuova, è apparso un cuore nuovo, come dirà la scrittura questa notte, vi darò un cuore nuovo, vi darò un cuore di carne, un cuore capace di amare, toglierò da voi il cuore di pietra, vi darò un cuore di carne. Guarda bene la tua vita, guarda bene il tuo cuore malato, guarda bene la chiamata alla quale sei stato, che il Signore ti ha fatto, guarda bene l'elezione che pesa sulla tua vita, guarda e vedrai l'amore infinito del nostro Signore Gesù Cristo. Tu desideri amare, tu desideri vivere appieno la tua vita, ogni giovane vuole vivere appieno la sua vita, ogni persona vuole vivere appieno la sua vita. Quando soffri di solitudine, quando soffri qualcosa che limita i tuoi desideri, le tue speranze, i tuoi progetti, la frustrazione, in fondo la frustrazione fa risuonare dentro la frustrazione primigenia, originale, che è quella che sperimentiamo a causa del peccato, di non poterci donare, di non poterci consegnare completamente all'altro nella totale libertà. Questo significa essere morti. Avere un cuore che non batte, avere un cuore che non manda il sangue nella mente, per cui la mente è offuscata, per cui la mente ragiona male, per cui la mente sragiona e ha capovolti tutti i criteri e diventano criteri mondani, criteri carnali, criteri del carpe diem, di prendere subito tutto, e così le mani, e così i piedi, e così la nostra persona, i nostri polmoni, cioè non possiamo vedere, non possiamo ascoltare. Tutto è appannato, tutto è offuscato, tutto è al minimo dei giri, tutto è pieno di avarizia, per paura di perdere la vita, per paura di morire, per paura di morire. Chiaro, se Giulia avesse fatto degli sforzi sarebbe morta, quindi in certo senso la paura di morire le impediva, o la paura, o se volete, il pericolo di morire. Ecco, ma c'è qualcosa dentro di noi che ci dice... Siamo stati creati per andare oltre quel limite nell'amore, per andare oltre il limite che l'altro mi pone, per passare oltre la barriera, oltre la pietra della tomba, fratello mio, quella tomba che serra dentro la morte la nostra vita, nel buio, nella frustrazione della nostra vocazione. E qui la vocazione, la chiamata a essere cristiano, a essere di Cristo, a vivere in questa terra come figlio di Dio. Se non vivi come figlio di Dio sei morto, anche se sei prete, anche se io sono prete, anche se sono in missione, anche se tu sei sposato, anche se tu, qualsiasi cosa tu possa fare, andare a messa, fare tanti rosari, se tu non vivi da figlio di Dio 24 ore al giorno, in ogni istante, in ogni circostanza, sei morto, c'è qualcosa dentro di te che è putrido. Bene, tutti noi oggi possiamo fare l'esperienza di Giulia, che qualcuno ha dato la vita per te, e tu vivrai in virtù del cuore di Cristo, capite? L'amore è il tesoro più grande, questo cuore nuovo, sapere ogni giorno, in questa memoria costante che si fa memoriale, di aver ricevuto gratuitamente la vita nuova laddove io ero morto. Dio ti ama, Gesù Cristo viene nella tua vita, viene a risuscitarti, viene a toglierti da quell'inferno, da quella tomba, da quella schiavitù. Ebbene, tu ascolti questo, lo ascolterai oggi con queste letture, 9 letture durante la veglia pasquale, lo ascolterai questo annuncio, ti recherai a questo ospedale che è la chiesa, in questa sala operatoria che è la comunità cristiana, dove c'è un chirurgo, dove c'è un'equipe di chirurghi, che sono il presbitero, con i sacramenti, con la parola, con i bisturi, con la predicazione, la vita, l'esperienza dei fratelli, la vita da una comunità cristiana che... trapianta quel cuore malato destinato a morire che tu ed io abbiamo, con un cuore nuovo di qualcuno che si chiama Gesù Cristo, che oggi, ancora più profondo, è Cristo stesso che dà la sua vita, il suo cuore, il suo pane, il pane fatto carne, il vino fatto sangue, cioè la sua vita totale dentro di te, gratuitamente,
Che cosa può fare un morto? Niente. Che cosa puoi fare tu? Niente. Soltanto, ripeto, ascoltare questo annuncio e andare all'ospedale. E basta. Tutto il resto lo compie Cristo. Tutto il resto lo compie Cristo. Chi è un cristiano? Uno che sa una cosa. Che Cristo ha dato la vita per lui. Che Cristo ha tolto dalla sua carne il suo cuore per darlo a te. Questo è un cristiano. Per darlo a lui. Questo è un cristiano che vive costantemente nella gratuità. Che ha memoria costante, che vive in virtù del sacrificio, sino alla fine, dell'amore sino alla fine di Gesù Cristo. Chi vive così non giudicherà, chi vive così si donerà, chi vive così vivrà nella gratuità. Ogni istante è un dono dove donarsi, ogni situazione è un'occasione dove sperimentare che questo cuore nuovo batte, che puoi servire, che puoi unirti a tuo marito, che puoi fare le pulizie, ma che è la vita nuova, ed è la vita di Cristo, non è tua. Tu non hai fatto nulla, tu eri morto. Un cristiano è un morto che è tornato alla vita. Eri morto, sei morto, tornerai alla vita, gratuitamente, per pura grazia. Perché questa vittoria di Cristo, lo splendore del Re che vince le tenebre della tomba, le tenebre del mondo, si faccia carne dentro di te, perché tu possa essere una testimone, un martire di questo cuore nuovo, di questo amore, una vita spesa. Per chi e in nome di chi e in virtù di chi ha dato tutto se stesso per te, ha dato tutto se stesso per Giulia. Questo è un cristiano, vedete, nessun moralismo, nessuno sforzo, nessuna legge esteriore che ti obbliga a fare qualcosa, che ti... No, è il cuore nuovo che sta dentro, che parla da se stesso, che ti testimonia l'amore di Cristo, lo spirito che parla al tuo spirito e dice sei figlio di Dio, che ti fa dire a papà, perché c'è Cristo dentro di te. E ti fa vivere la sua vita, chi ha il cuore di Cristo vive la vita di Cristo, chi ha il cuore di Cristo porterà, ovunque vada, in qualunque situazione sia, entri la vita nuova di Cristo, camminare in una vita nuova, come sta camminando, imparando a camminare, come i neofiti, come tu ed io, quando cominciamo, ricominciamo a camminare, ma non è la vita di prima, è una vita nuova. Una vita da scoprire, una vita da conoscere e in base al cuore nuovo che ti è stato dato, che è Cristo. Una meraviglia, fratelli, una meraviglia di grazia, di gratuità. Come non dire santo, santo, santo? Come non esultare questa notte per questo trapianto di cuore, per questo trapianto di vita? Un morto che torna alla vita, questo non lo può fare nessuno, nessuna scienza può fare questo. Lo può fare soltanto il nostro Signore Gesù Cristo, che è sceso nella tomba con te e che con te toglie quella pietra che nessuno poteva togliere e ti fa uscire per camminare in una vita nuova. Buona vigilia pasquale.